settembre 2015 siamo alla tenuta di Zio Peppino nell'Interland catanese, in una location che posso garantirvi è assolutamente strepitosa, e siamo in compagnia del dottor Michele Evolvi, il delegato di Confida, l'associazione di categoria, che oggi è venuto qui a Catania in questa location davvero bellissima, che intanto vi presento, perché diciamo anche che tu sei al tuo esordio televisivo, Michele. Buongiorno. Grazie, grazie mille Fabio. Mi occupo di legislazione d'impresa all'interno di Confida, sono il coordinamento e sono il riferimento per tutti quelli che sono i consulenti esterni dell'associazione, e oggi sono qui perché sono venuto a fare un po' sono stato invitato, anzi ringrazio anche gli organizzatori della manifestazione che hanno invitato l'associazione, e sono qui diciamo da solo, nel senso che il presidente in questo momento è impegnato per questioni relative all'associazione, quindi ha delegato me a venire a parlare e a fare un po' il punto e a raccontare un po' l'evoluzione di quella che è stata la normativa della certificazione dei corrispettivi nel vending dal 2008, quando c'è stata la prima previsione in una legge italiana, allora abrogata, ad oggi che invece siamo nel pieno della formazione di una legge che poi diventerà attuale nei suoi aspetti anche applicativi a breve, si spera. Ecco, allora ora ti faccio proprio la domanda clou: a che punto siamo con diciamo il confronto con l'Agenzia delle Entrate? Allora, se devo essere molto schematico per far capire la situazione attuale, siamo a un punto che la strada politica legislativa è conclusa, nel senso che noi oggi abbiamo, ed è stato pubblicato il 18 agosto scorso, il decreto legislativo che prevede la certificazione dei corrispettivi nel vending. Per quanto riguarda invece l'aspetto e la via, la strada tecnica, che è da discutere con l'Agenzia delle Entrate e i tecnici dell'Agenzia delle Entrate, abbiamo per ora l'unica novità e l'unica notizia che ho è che noi il 22 di settembre con FIDA, la delegazione di Confida designata dal consiglio direttivo dell'associazione, avrà il primo incontro tecnico per la definizione, insieme ai loro tecnici, della soluzione. Bene, e naturalmente tu ci erudirai in tempo reale. Ovviamente gli associati verranno adeguatamente aggiornati in tempi rapidissimi. Questo naturalmente per fare in modo che anche voi abbiate conoscenza e pertinenza di quelli che sono le novità legate a questo argomento immediatamente dopo il 22 settembre. Tu però hai portato qui anche dei saluti in video un po' particolari. Assolutamente, non poteva essere presente per motivi personali la presidente del gruppo delle imprese di gestione, Alessandra Zamperini, che però ha voluto portare i suoi saluti ai presenti, ringraziare anche lei gli organizzatori, mandando un messaggio audio-video con i nuovi strumenti tecnologici che oggi ci permettono anche questo, e devo dire che è piaciuto molto. Alessandra Zamperini, a cui vanno i nostri saluti. Ciao Alessandra. Alessandra che dal momento della sua elezione sta dando in modo concreto un aiuto al presidente per integrare sempre meglio le esigenze dei gestori con quello che è il dialogo con l'Agenzia delle Entrate. Assolutamente, infatti la delegazione che il direttivo ha designato per gli incontri con l'Agenzia delle Entrate è composta anche da aziende di gestione che hanno seguito, e qui io ripeto non finirò mai di dirlo, va un ringraziamento particolare a tutti gli associati che hanno partecipato a queste commissioni, che hanno contribuito e permesso di arrivare a questo risultato eccezionale che abbiamo ottenuto ad agosto. Bene, Michele, grazie, sei stato cortesissimo, sei stato molto sintetico, e devo dire che per essere un esordio televisivo te la sei cavata egregiamente. Saluta gli amici di VendingTV.it e VendingNews.it. Io ringrazio te Fabio e saluto tutti gli amici di Vending News e di VendingTV.it. Grazie Michele, amici. Allora a questo punto io vi dico non andate via, perché abbiamo tanto altro da farvi scoprire attraverso le brevi interviste che seguiranno su questo schermo.